La violenza tra israeliani e palestinesi è aumentata con ulteriori attacchi da entrambe le parti. Nella serata di venerdì un turista italiano è morto e almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attentato sul lungomare di Tel Aviv. Secondo le prime informazioni, l'aggressore avrebbe investito con l'auto un gruppo di pedoni. È stato poi neutralizzato mentre tentava di aprire il fuoco. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutte le forze della riserva disponibili della Guardia della Frontiera e ha ordinato al capo di Stato Maggiore di richiamare i riservisti dell'esercito. Poche ore prima, 2 sorelle erano state uccise, la loro madre ferita, quando un attentatore palestinese aveva aperto il fuoco sulla loro automobile in un insediamento vicino Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Il tutto è avvenuto dopo gli attacchi aerei israeliani su presunti obiettivi di Hamas nel sud del Libano. Le crescenti tensioni erano palpabili a Gerusalemme quando Hamas ha organizzato una protesta durante la preghiera del venerdì presso il monumento sacro di Al-Aqsa.